Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Siamo con Franci, Frankie, Françoise, Francesca. Esatto, chiamatela come cazzo vi pare, tanto ormai c'ha 2000 nomi. Siamo qui per un video challenge, tra virgolette. E la chiamiamo questa, sì, aspetta, calma. Che premura c'è? La chiamiamo la, come cazzo si chiama? La cadregate Bambagia Challenge, però sfortunatamente non abbiamo Bambagia, Bambagio. E useremo i tovaglioli, i fazzolettini, quelli per sciasci il naso. Facciamo, devo spiegare un attimo che com'è la challenge. Sì. Che premura c'ha, regia, come la chiamiamo? Collega, collaboratrice, e alle, e dai. Allora, questa challenge non è una normale scioglilingua challenge. Perché? Perché giustamente, appunto, dalla Bambagia Challenge. Vabbè, perché appunto Bambagia Challenge oppure fazzoletto challenge uguale, perché avremo un fazzoletto tra le due estremità dentro le guance, in pratica, che non ci, che ci aiuterà a fallire il video, nel senso, cioè noi il video, come cazzo si chiama? Lo scioglilingua. Perché appunto, cioè, potrebbe essere facile senza tovaglioli, senza fazzoletti, senza bambagia, però con questo sarà ancora più difficile, quindi noi aumentiamo la difficulty. No, diviso in due, mettiamo in qua per cominciare, non è che puoi cominciare subito difficilmente. Sì, ok, no, un fazzoletto l'uno deve mettere, uno di qua e uno di là. Ciao, che brutto. Allora ragazzi, metterò magari sottotitoli se non si capirà bene, però la difficoltà è un po' più maggiore rispetto a una cosa normale. Fa un po' ridere la cosa, però vabbè, dai, cominciamo col primo video. E chi comincia? Facciamo per a dispari. Io comincio. Pari miei. 5 pari miei, cominci tu. Allora, al ponte. Aspetta, questo è facile la sua. Quindi io scegli in lingua. Ma che c'entra, tu lo sciogli in lingua, devi leggere. Ok, ma questo, in questo non c'è. Perfetto, che cosa ha detto? Passiamo, tocca a me. Allora, al pozzo dei pazzi una pazza lavava le pezze, andò un pazzo, buttò la pazza con tutte le pezze nel pozzo dei pazzi. Ciao! Ma perché ti ci portai? Cosa? Che ha detto? In che senso? Andavo al leone cogliendo cotone, tornavo correndo cotone. Vabbè, così è facile, ma devi velocizzare, come ho fatto io. Andavo al leone cogliendo cotone, tornavo correndo. Ok, praticamente quello, esatto. Ma schifo, queste cose in bocca fa un po' schifo, però vabbè, dai. Allora, toccami, questa è facile, la conoscono un po' tutti. A pelle figlio da pollo fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio da pollo. Ciao! The winner is and his name is John C. Passiamo avanti, mi sa che è meglio di aumentare la difficoltà, perché effettivamente un foglio di carta, un tovagliolo non ha molto. Vieni. Come sprecare tovaglioli? Sembra un video porno in questo momento. Non ti affogare. Non morire soffocata, perché sarà un problema togliere la carta da là. Ok, abbiamo aumentato la difficoltà. Allora, sto sputando come un maiale. Cioè, mi sembra un lama, mi sembra. Allora, tocca a te. Questa è facile, le corta corta. Caro Conte, chi ti canta tanto canta che ti incanta. Sì, va bene, esattamente. Allora, diciamo che facciamo una penitenza, così diventa più bello. Se va, me ne so più in bocca. Oh, non ti preoccupare. Allora, facciamo una penitenza e poi vediamo alla fine del video, scegliamo che tipo di penitenza, perché così è troppo facile. E già lei ha sbagliato due. Ora facciamo, per ora contiamo da zero, dai, che sennò così non ha senso. Intanto stiamo registrando, sì. Cerchiamo di essere più composti possibile, gentilmente. Mi sto mettendo la detta a posto. Ma io non l'ho capito, sta cosa è Allora, chiama. Chiamami tu che mi chiami. Cosa ho detto? Chiamerò se tu non chiami. Ok, ho sbagliato. Tocca a lei, vediamo. Siamo 1-0 per lei per ora. Anzi, 1-0 per me, nel senso però che sto perdendo perché ho fatto un errore. Tocca a te ed è questa. Chi sembra di senapa, secca semina sempre, sembra di senapa, mi dispiace, ha sbagliato. Ok, siamo 1-1, quindi andiamo avanti.
Chi troppo in alto salcade sovente precipitavano si come cosa? Cos? Ok, no, non so che tocca a te. Ciò che è. Devi essere veloce. Non è ciò che è, non è ciò che non è, ciò che non è, non è ciò che è. Vabbè, così è facile, pure io la fido a fermare. Ciò che è, ciò che non è, non è ciò che non è, non è ciò che non è, ciò che non è, e esatto. Ciò che non è. 2-2, allora, passiamo avanti. Figlia, sfoglia la foglia, figlia. Che dici? Ok, ho vinto, questa l'ho vinta io. Grazie, due cose qua. Tocca a te. Filastro casciaie e groviglie, con la lingua ti ci impiglio, ma poi te la sgroviglie, basta che non te la pigli. Ok, siamo pari, ancora sempre 2-2. La cosa più difficile, sai che cosa è? È che abbiamo il flash da addosso e quindi automaticamente io vedo male. Sono pure senza occhiali, quindi... Io non ci vedo bene. Fare? Se c'è il flash. No, no, vabbè, ok, perché sono più brutto con gli occhiali nei video. Si vede il riflesso. Bene, che sei bello anche senza. Vabbè, però sai come. Si vede tutto il riflesso. Passiamo avanti. Fino alla fine. Aspetta, vabbè. Ok, fino. Non ci vedo. Vabbè, hai perso. Aspetta. Vabbè, no, che c'entra? Mi stavo leggendo quella sopra. No, aspetta. No. Fino alla fine dentro il foro, se arriva un fino lavoro. Non lavora il fino fine, fuori il foro con un grincrine. Ciao! È un po' sbagliato, dai, no, la vinta 3-2 per me, dai, che ho perso. Qui è Mucoglia Ghia, Gai, scoglie scagliando oltre gli scogli. Tra mille gorgoglie in tasca. Non si vede. L'esca per la pesca, ma il pesce non sa desca. C'è l'acqua troppo fresca, conviene che la finisca. Levati le dita. Non prenderò una. Vabbè, tanto è sbagliato comunque. No, non è sbagliato. Sì, è sbagliato all'inizio. Non è vero. Diventa ancora più stretta la frase. Non è vero. Una lisca mi metto in tasca, l'esca e torno dalla pesca. Vabbè, chiaramente gialli. Allora, siamo avanti. Allora. Non si può modificare i detti del video. Il mondo è fatto a scala e chi ne scende e chi ne sale. Chi ne scende troppo in fretta, chi si sciupa la scarpetta. Se la scarpa è laccio sciolto con la scialle, scalda molto lo scialle. No, non è certo la sciarpa, non è scarpe. Aspetta, perché sono tutte non tutte un po'? Sì, è sbagliato. Ok. Non è scarpe, il furbo non è sciolto. Io laccio. Siamo 5-2. Aumentiamo la difficoltà, ragazzi. Ma buttare voci, ti sento. È diventato un po' più complessa la cosa, non si capirà più un cazzo. Mettere i sottotitoli, giustamente, perché lei dice che cazzo sta dicendo. Ancora io non si capiva noi. Allora, il pompiere. Devi tenere i denti chiusi, perché allora diventa più difficile, perché per non affogarsi dobbiamo mantenere i denti chiusi, giustamente, perché se no non affogano e ciao, finisce il video qua. Arrivederci e grazie. Allora, siamo 5-3, eh? In un fiato bocca cubo, bocca bevve caffè. Vabbè, dai, andiamo giù. Ma giusto, sai che non si capisce. In un pozzo poco fumo si specchiava una volta un uomo. Che era un pozzo cubo, pozzo no, battere di cozzo. Con un cubo tonfo yoko da smaltire un poco a fuoco. Che credette di azzannare un feroce suo compare, ma rimase brutto e cubo il feroce cioccolupo. Susni! Luce dice, alisce, la codice, gatti felici. No, quindi 5-4, ragazzi. Ma luce decio. L'hai detto dicio, a chi morire? Dai. Vabbè, dai, ha detto 10. Va bene, dai. Carne l'accende 10. Non ho un sonno. Non ho un nonno. Ah, ok, minchia, non c'è il mio occhio, c'è il flash addosso, non vedo più un cazzo. Vedo okay. Troppo piccolo. Pisa pesa, festa il pepe al papa. Il papa pesa, festa il pepe a Pisa. Suca. Ferma. Ferma tutte cose, sta. Ti sta caduto. Cosa? Ancora? Capito. Minchia, più difficile. Allora, stavolta li mettiamo di davanti. Zizzisce. Esatto. Zizzisce fuori. Ok, 6-5. Dai, io la zizzisce non la so pronunciare. Sopra la camera, camera sotto la manca, la camera frefa. Sotto il cesto di rose scarlato fino a tutte calde con latte. Sotto il cesto di rose venazze tocca al rosso sciacquare le tazze. Esatto. Tic tac 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 tac. Mi piace. Voto 10. Non ho detto, non ho capito un cazzo di quello che ho detto. Tigre in tigre tigre. Oh, la frase più facile riuscita a sbagliarla. Non so come cazzo no. Abbiamo intriga, hai detto intigra. Intriga. No, hai detto intigra. 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 È intriga. È intrigo. No, hai detto intigra. Intigra. Sarà molto due, cioè farà non meno si meno. Sente la N. Intrigo. Allora Tito, tu hai ritinto il tetto, ma tu intendi tanto. Ok, ho perso. Ragazzi, facciamo fino a ok. Tre fioschi stretti.
Mi devo vomitare. Aia, che cazzo c'hai nei denti? Aia, cos'è? Perché ho mangiato i... Che schifo. Ok ragazzi, ho perso io, quindi dovrò fare una penitenza e... Scegli tu la penitenza da farmi fare. Te lo dico stasera. Eh? Te lo dico stasera. Dobbiamo fare il video. Ah. Volevi! Ragazzi, questa sì che è una penitenza. Dai, a parte lo scherzo, quella stasera la facciamo, la penitenza. Ok, quello non è un altro, ok. Come penitenza facciamo un video. Mi devi dire i tuoi segreti e delle cose sulle tue ex che mi faranno del male. Ma che cazzo, perché penitenza è? Cioè, era una penitenza contro di te, non ha senso. Cioè, no, è come se tu ti autopunisci. Che c'entra, in senso, le cose che non vorresti che la tua fidanzata sapesse di te. Allora ragazzi, se questo video vi piace, nel prossimo, se non ci sarebbe, esatto, perché fateci capire lui. Fateci capire se questo video vi è piaciuto e poi così facciamo questa penitenza, facciamo quest'altro video con questa penitenza. Però cerchiamo di non addolcirla, cerchiamo di renderla un pochino più come se, un'altra sfida tra noi due, va. Perché la mia penitenza non... Scusa, la penitenza è come se da pagasse tu, cioè che senso ha? No, non hai capito, tu mi hai detto di dirti una penitenza, te l'ho detto. Ti fai del male tu, non ha senso. Che c'entra? Va bene, lasciate un tot di mi piace, quindi arriviamo a un tot di mi piace e facciamo sta penitenza. Ad un altro tot di mi piace, mi raccomando, se no mi sparo a tutti. Ad un altro tot di mi piace facciamo un altro video simile, però anziché essere scioglilingua faremo quello che hai detto. No, ad un altro tot di mi piace. Un altro tot di mi piace, faremo un altro video sempre simile con la bambagia carta, quello che è. Però oltre a... Perché mi stai guardando così che mi... Perché abbiamo già detto inutilmente. Perché? Perché ora quel video che ho detto io lo faremo. Sì che lo faremo. Oh, arrepigliati. Allora, dicevo, meno male che dicevano che erano le bionde quelle stupide, raga. Mi piace lui che si fa il colore biondo perché deve assomigliare a una checca. Ah, sono una checca, baby. Comunque, no, c'è il rossetto. No, perché questi baci sono trash nei video? Dai, che mi sporchi! Senti, sono troppo superiore a te. Dai, all'inizio me lo fai così. Che fa ora ti parla, ti sembra male. Allora ragazzi, dicevo, se arriviamo ad un altro tot di mi piace, faremo un altro video simile con la bambagia o con la carta, se non siamo non abbiamo a disposizione la bambagia. No, però anziché essere scioglilingua faremo... Te l'ho detto poco fa? Su Squidò, va bene. Andiamo avanti. Lo faremo con... Squidò pure io, ragazzi. No, me lo sono ricordato, baby. Lo faremo con i proverbi in dialetto. Proprio difficile, perché già sono difficili sotto un palazzo ciò che le aspetta, che i proverbi non sono scioglilingua. È difficile già con i scioglilingua, quindi con i proverbi sarà più difficile. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate, condividete, fatelo sapere ai vostri amici, mi raccomando, lasciate il più mi piace possibile per avere un altro video con quel video sfida del che ha proposto lei, che cercheremo di studiarcelo meglio, perché comunque non ha senso che parlo solo io. Non ha senso, dobbiamo fare una sfida tipo obbligo verità. No, anzi, lo possiamo fare che... Facciamo un obbligo verità, ragazzi. Dai, sì, obbligo verità. Te l'accolli? Ma perché devo dire sì? Dai, è figo. Fammi fare. Facciamo un obbligo verità, vai. Non ci sarò. Sì che ci sarà, la costringerò, attaccherò la sedia tipo con le catene. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividete e ci vediamo alla prossima. Ciao!